Eh beh, sai com'è, no? È che non volevano. No, è stato un caso. No, ma non volevano, dava fastidio. Ma no, ma è stato un caso. Vabbè, un caso o lo voleva qualcuno. Fatto sta che non riesco a trasmettere. Mi hanno tolto la linea telefonica del telefono fisso e la linea quindi anche della connessione internet veloce. Mi hanno lasciato, mi hanno concesso una connessione così lenta perché hanno dato delle spiegazioni assurde che è inutile perdere tempo. Abbiamo 10 minuti, vediamo di capirci. Insomma, se si parla di certi argomenti, la linea cade, l'abbiamo visto in diretta tante volte. E a un certo momento, se i dati sono quelli, far cadere la linea è troppo evidente. Insomma, è stato un caso. E gli appuntamenti che stavamo facendo dall'estate 2019 fino ad oggi, oggi è il 15 ottobre 2019, hanno per forza la necessità di fare una pausa. Non possiamo fare le dirette per almeno 10 giorni, così mi hanno detto quelli che gestiscono il segnale. Ma non mi interessa come si chiamano Ciccio Bombo, Trenta Stufa e Cippalatta. Allora, 9 minuti. Mi sono detto, utilizziamo questo minuscolo segnale, utilizziamo questo panno verde che abbiamo dietro, dove si può immaginare qualsiasi cosa, e continuiamo il nostro discorso. Mi è venuta un'idea. Facciamo la sfida dei 10 giorni per 10 minuti. Perché sfida? Perché facciamo funzionare la mente. Questa è una sfida. Lo so, è una cosa che fa paura. Per 10 giorni è il tempo che per forza devo aspettare per potermi ricollegare come si deve, e 10 minuti perché devo fare dei video necessariamente piccolissimi perché altrimenti ci metterei non so quante ore per caricare un video di 20-30 minuti, non dico una live da 2 ore. E allora, stando all'interno di questi limiti, continuiamo la comunicazione. Avete la possibilità di scrivere i commenti qua sotto questo video che votate e soprattutto potete andare nel mio sito Come la vita quando ti sorride, dove lì si respira, lì c'è libertà e quindi potete contattarmi, propormi dei temi, potete scaricare i materiali così questo discorso che facciamo prendendolo da più punti di vista durante gli interventi, le live e anche i video di YouTube, questo discorso diventa coerente. 8 minuti. Allora, che cosa facciamo? Ogni giorno ti propongo un tema, una domanda. Una domanda. Prendiamo spunto da quanto è successo adesso, cioè questo stop tecnico annunciato e effettivamente accaduto, e vediamo che cosa si può fare. La sfida è per te trovare la risposta giusta per te, perché per te è vero ciò che funziona in mano tua. Ciò che ti permette di innalzare la qualità della tua vita. La circostanza la trasformiamo, la ricicliamo e quindi anziché essere un limite che ci costringe a stare dentro poca materia, poco spazio e poco tempo, diventa, grazie alla creatività di noi esseri umani, diventa un magnifico trampolino per auspicare un salto ancora più alto. 7 minuti. La domanda di oggi, per iniziare, beh, ci voleva l'introduzione. La domanda è cosa aspetti? Cosa aspetti nella vita? Cosa aspetti? Io lo dicevo già quando facevamo le live e c'erano gli interventi, vi dicevo guardate che non durerà per sempre, perché oggettivamente questo bel corpicino modello Homo sapiens che utilizzo a un certo momento comincia a sciuparsi e poi si inceppa e poi non funziona. Oppure possono accadere anche cose strane da spiegare, ma oggettive perché, insomma, cosa aspetti? Non puoi adagiarti dicendo, beh, è una bella abitudine, ci troviamo lì, ho trovato il mio canale YouTube e io ti dico, fai il percorso, vai nel mio sito Come la vita quando ti sorride, cosa aspetti? E c'è adesso con calma, piano piano, ho i miei tempi, 6 minuti, ho i miei tempi e cosa? Questa è l'idea che ti fai. E
E l'idea che ti fa è perché la propaganda, cioè ciò che nega che tu sei un essere spirituale, la propaganda ti dice, oh, ma non farti domande, non pensare, per farci capire bene. Quando ho segnalato il problemino della connessione che io pago, mi è stato detto, sì, la mettiamo in attesa cortesemente. Che falsità. E durante l'attesa mi ricordavano che pagando ulteriormente avrei avuto anche l'abbonamento per vedere tutte le partite di calcio, ma proprio tutte. E io dico, questo cosa c'entra? Dice, beh, ti tanto aspetti. Ma cosa aspetti? Cosa aspetti? È la propaganda che ti dice, stai qui, guardati tutte le partite, hai un problema? Fa niente, 10 giorni, cosa vuoi che sia? Ma dico, ma avevo delle cose importanti da fare? Vabbè, ma tanto. Ecco, se tu erediti questo pacchetto del cosa aspetti, butti via la tua vita. Questo è il messaggio. Ecco perché io mi occupo di soluzioni e quindi non sto 10 giorni ad aspettare di sentirmi la musichetta che mi dice abbonati, vedi tutte le partite di calcio. Abbonati, non sai neanche darmi una linea telefonica. Ma che mi abboni? Vabbè, comunque, è che mi sono detto, non perdiamo tempo, perché dobbiamo assolutamente usare le risorse, anche se, 4 minuti, anche se sono poche, non perfette, anche se questa società, lo dico sempre, va perfezionata. Quando mi chiedete, ma dove trovo lavoro? Nella telefonia, tanto per dirne una, in Occidente, non abbiamo la possibilità di avere una connessione internet e ci mettono 10 giorni per capire cosa è successo. Almeno questo è ciò che mi raccontano. In ogni caso, che sia un guasto, che sia un sabotaggio, che sia lo spiritello invisibile, questi sono i dati. E i dati arrivano. Tu stai aspettando di vedere la tua bella situazione che si sviluppa e invece accadono cose che accadono, che non hai scelto tu. Cosa aspetti? 4 minuti, il tempo passa. Il tempo passa, quindi non puoi stare qua a dirti, beh, ma io aspetto perché tanto sicuramente avrò ancora del tempo, quindi me la prendo con calma. Sono giovane, mi devo divertire. Oppure, sono arrivato alla mezza età, quindi aspetto la pensione. Poi sicuramente quando vado in pensione mi diverto. No, no, stai impostando la tua vita senza di te. Ti stai dimenticando quanto è necessario procedere subito. Procedi. E dici, eh beh, ma non sono pronto. E allora preparati, 3 minuti mancano. Preparati, trova la soluzione. Devi essere capace di ragionare velocemente perché arrivano anche delle cose impossibili. Che dici, ma non abbiamo internet. Non c'è più, è sparita. Come è sparita? Come è sparita? Chi è responsabile? Non lo sappiamo. Vedi, soliti discorsi, non sono responsabile, non sono stato io. Ecco, c'è molto da fare in questa società. Se lo capisci, passi al livello superiore. Se non lo capisci, dici, ma davvero ti hanno proposto l'abbonamento per vedere tutte le partite? Se ti interessa, vai a cercare chi fa queste proposte. 2 minuti. Perché qui siamo in Come la vita quando ti sorride, ci occupiamo di soluzioni che funzionano. Perciò ti consiglio, fai questa sfida per 10 giorni. Troverai sempre un video della sfida dei 10 giorni per 10 minuti, un video che ti propone una domanda, che ti invita a riflettere, a dire la tua, a pensarci. Puoi scrivere i commenti qua sotto, oppure vai nel mio sito, fai le cose per bene, quindi non ti accontenti di questo giochino che ci viene imposto dalle circostanze, ma decidi di passare al livello superiore e quindi fai il tuo bel percorso di life coaching. In ogni caso, che tu ci abbia pensato, che tu stia per farlo, però è successo che? Cosa aspetti? Dice, ma io avevo la garanzia, sai, io sapevo che mi collegavo una certa ora, ti vedevo in diretta, quindi stavo pensando che non devo scaricare i tuoi materiali perché tanto ho... Tanto cosa? Ho tempo. Un minuto. Ti sto mettendo angoscia con questi minuti che passano, non sono io. È la realtà che abbiamo convenuto, è il nostro accordo che dice questi sono i dati, linea veloce internet non c'è,
Se al massimo ti do una linea scassatissima, ma massimo, che ovviamente paghi a prezzo pieno. Ma l'errore è vostro, dico io. Non importa. Stringiamo. Cosa aspetti? Hai capito il quadro generale? Hai capito il discorso al di là della battuta, al di là della metafora? Hai capito? Bene. E allora partecipa, non soltanto a questa sfida, ma alla tua vita. Cosa aspetti a fare quello che vuoi fare? Farlo bene, farlo in modo etico. Cosa aspetti?